Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video. Questa volta non è un video molto sereno, è un video che però mi sento di fare perché penso che ci siano delle cose importanti da dire su questa questione. E l'evento di ieri a Lampedusa è soltanto una scusa, però qualcosa vorrei dire su quello che è successo ieri. Sono morte 300-400 persone su un'imbarcazione che stava trasportando immigrati qui in Italia. Come sapete, l'Italia è la porta dell'Europa per quanto riguarda la questione immigrazione, e quindi quasi tutti i perseguitati religiosi, per religione, per etnia, che fuggono da situazioni di guerra, di disagio, eccetera, devono passare praticamente dalla nostra nazione per poter poi andare in Europa. Perché una cosa che molti non sanno è che queste persone che migrano e arrivano in Italia, sull'isola di Lampedusa, eccetera, non vengono per rimanere qui, ma noi dovremmo essere solo un momento di passaggio, solo un terreno sul quale passare per poter poi raggiungere il nord Europa, dove economicamente si sta meglio, e infatti tutte queste persone vorrebbero spostarsi lì, dove probabilmente hanno già familiari, amici, eccetera, che lavorano. Quindi dobbiamo iniziare anche a capire che non siamo l'obiettivo di queste persone, non vengono qui a invaderci, siamo un passaggio obbligato tra la situazione disperata che hanno e un futuro migliore. Ovviamente qualcuno rimane anche qui da noi, è elementare. Voglio dire un'altra cosa, è incredibile. Dovete pensare, quando vedete queste notizie, non tanto ai numeri, perché non è che i numeri ci dicano qualcosa, ci raccontano la tragedia, ci racconta semplicemente quante persone sono state vittime della tragedia, ma vorrei che voi pensaste a quante persone sono disposte ad imbarcarsi su, praticamente, bare galleggianti, per cercare un futuro migliore, ma per fuggire da cosa? Pensate alla situazione da cui fuggono queste persone per rischiare la vita. Su queste poi imbarcazioni sono imbarcate soprattutto donne, bambini e bambine. Addirittura le donne e le bambine vengono stuprate da questi contrabbandieri di uomini. E pensate quindi quello che subiscono per andarsene da dove si trovavano. È una cosa incredibile. Ci sono stati dei servizi, dei reportage, dell'Espresso, dove ci sono stati giornalisti che si sono infiltrati sulle imbarcazioni, nei centri di accoglienza, eccetera. Signori, la disperazione più totale. Dobbiamo ritrovare un sentimento che non è religioso, ma umano, cioè quello della solidarietà, cercare di capire, cercare di aiutare chi non ha la nostra stessa fortuna. E tutte queste persone sbarcano in un luogo che comunque ha molta solidarietà, che è l'isola di Lampedusa, un'isola di 6.000 e pochi più abitanti, che sono molto solidali con chi arriva, non li disprezzano. Certo, vivono un disagio, questo è evidente, bisogna cercare di aiutare anche gli abitanti dell'isola a risolvere questo disagio, cioè migliaia e migliaia di persone arrivano al giorno lì per poi essere smistati o rimpatriati. Queste persone sono veramente molto solidali, ho visto i servizi televisivi, anche su Anno Zero, se volete potete cercarli su YouTube, non sarò qui a elencarveli, dove si vede queste persone che danno del pane, degli aiuti, della pasta, delle coperte, eccetera, 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 queste persone che nei centri di accoglienza di Lampedusa, che sono fatiscenti, veramente vivono peggio delle bestie. Quando è che abbiamo perso la nostra capacità di indignarci per quello che succede ad altri esseri umani e iniziarli a disprezzare dicendo dovremmo sparare su quei barconi? Ma vi rendete conto? L'umanità non c'è più. Se l'umanità sta andando a rotoli è perché non c'è più solidarietà, non c'è più tolleranza e niente. Ci stiamo facendo convincere dalle parole di razzisti e xenofobi che sono quelli della Lega Nord. Vi ricordo che l'Italia e gli italiani sono un popolo di emigrati e migranti. Sono andati in tutto il mondo, nel Sud America. Sto leggendo, ho letto un libro in questi giorni che vi farò vedere, si chiama La mia America. Sono andati a New York, sono andati nel Nord America, sono andati in Germania, sono andati in Belgio. Mio padre è nato in un centro di accoglienza in Belgio, perché mio nonno, c'era un patto tra Belgio e Italia, andò a lavorare nelle miniere di carbone. Ok, qualcuno conoscerà la tragedia di Marcinelle, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo un popolo che ha trovato accoglienza presso altri popoli, che è sopravvissuto grazie alla solidarietà di altri popoli. Alcune volte ci siamo dovuti conquistare il nostro posto. In molti posti c'era razzismo. Mi ricorda mio padre, mi ricordava mia nonna, quando era in vita, che quando stavano in Belgio c'erano delle scritte vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Italiani stupratori,
omicidi e ladri. Stessi pregiudizi che abbiamo noi nei confronti di chi non conosciamo, ma in Belgio c'erano soprattutto lavoratori e pochi criminali. E lo stesso così, le persone che vengono qui non vengono a delinquere, a volte siamo noi stessi che mettiamo queste persone in una situazione di degenza tale che l'unico modo che hanno per sopravvivere, sopravvivere le loro famiglie è quello di darsi alla criminalità. Bisogna inventarsi, bisogna creare, bisogna non disprezzare dei modi, bisogna creare dei modi per far integrare queste persone, per dargli la possibilità di raggiungere chi volevano raggiungere. Sono d'accordo che non si può aprire e basta, altrimenti la situazione diventa incandescente. Ci sono però dei progetti in mente, soprattutto di accordi tra stati, per limitare questo fenomeno, perché una volta che sono qui non possiamo rimandarli indietro alla disperazione, non possiamo trattarli come bestie, bisogna, diciamo, tentare di risolvere il problema nel luogo dove queste persone sono, risolvendo i conflitti, cercando di fare aiuti lì. Adesso ho sentito anche nei telegiornali che starebbero cercando di creare e mandare in orbita un satellite che possa controllare la situazione del Mediterraneo affinché non succedano più queste tragedie. Ma non dobbiamo vedere tutto in modo come no, quello è diverso da noi, no, dobbiamo stare bene noi, non possiamo pensare al benessere degli altri. Ma signore, ma se avessero pensato così nel mondo, sapete quante cose brutte sarebbero successe? No? Forse molti di noi non sarebbero nemmeno qui. Ecco, io vi invito solo a questo pensiero e vi voglio chiudere questo video invitandovi a firmare una petizione dell'Espresso che vuole candidare Lampedusa ai premi Nobel per la pace. Per tutto il lavoro di solidarietà e di accoglienza che fanno, l'Espresso sta raccogliendo firme appunto per proporre l'isola di Lampedusa come premio Nobel per la pace. Per chi fosse troppo pigro, guarda il video da Facebook e quindi non vede quello che c'è scritto qui sotto, può cliccare qui andando nel mio blog dove troverà appunto la petizione dell'Espresso. Io ho già firmato, già si sono le firme, non vi farei firmare nulla che non sarei disposto a firmare anch'io. Quindi signori, penso che sarebbe un bel gesto ringraziare quei cittadini che a Lampedusa, nonostante il disagio che vivono, continuano ad essere accoglienti e a fare solidarietà. Spero che possiate riflettere e nei prossimi giorni arriveranno altri video sulla tematica, saranno un po' più precisi e tecnici, ovviamente non di fila perché devo ricercare delle informazioni e non vorrei rendere il canale troppo pesante, quindi probabilmente dopo questo video uscirà qualche cosa più leggera. Se siete interessati comunque a una serie di video che farò su questo tema, potete iscrivervi al canale, dovreste entrare su YouTube e iscrivervi per farlo, c'è un tasto qui sotto, dovrebbe essere rosso, oppure magari qui sopra c'è iscrivetevi cagnacci passandoci passandoci sopra con il mouse, dovreste cercare il subscribe se siete interessati, altrimenti non fa niente. L'ultima cosa che voglio dirvi è se volete dialogare su questo video potete naturalmente commentare qui o andare sulla mia pagina Facebook dell'email. E mi raccomando, non condividete questo video che è inutile, se volete a chi può essere interessato sicuramente, ma condividete il sondaggio dell'Espresso, non il sondaggio, la raccolta di firme. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti cari.